Benvenuti in un nuovo video e finalmente, raga, benvenuti in un video haul. Allora, ho voluto fare un haul unboxing proprio misto. Infatti, parleremo prima di abbigliamento perché sono due siti contro uno, quindi vince prima l'abbigliamento. Quindi iniziamo dall'abbigliamento e poi il video alimentazione. Quindi andiamo sul reparto alimentare. Ho fatto un po' un mix anche delle cose che più mi piace acquistare. Vabbè, oltre poi le cose sportive, vabbè, è sempre abbigliamento. Allora, raga, quindi oggi finalmente siamo qui con un po' di haul, non proprio saldi, alcune cose in saldo e altre no. Allora, quindi iniziamo subito, scusate se sto un po' così perché, raga, fa caldissimo. Allora, io inizierei dal primo sito di abbigliamento che ho acquistato. Allora, ci sta sia il negozio fisico che non so, che è di Nola, può acquistare direttamente il negozio fisico. Il negozio si chiama Abnormal. Ve lo faccio vedere in questo video perché oltre ad avere comunque un negozio, ha anche uno shop online e ovviamente che io vi lascio giù nell'info box e anche una pagina online. Io ho ordinato tramite la pagina, quindi Instagram, perché alcune cose andando a vedere sul sito non c'era e mi piacevano alcune cose delle storie, quindi raga io ho acquistato tramite Instagram. Però raga, voi potete, c'è anche il sito, però se tipo vedete qualche storia mal che va, li potete contattare su Instagram. Raga, sono stati super gentili, poi hanno risposto subito, cioè raga io ho scritto e mi hanno risposto neanche in 2-3 minuti, subito proprio, quindi super contenta e soddisfatta. Sono andata anche spesso in negozio proprio e mi sono sempre trovata bene con i jeans, magliette, infatti ho anche altre cose, perché poi raga, sinceramente io mi trovo bene proprio con i loro pantaloni, ma non solo. E poi raga, pure i prezzi accessibili proprio. Quindi vi faccio vedere le tre cose che ho acquistato. Allora, detto che il negozio è Abnormal, non lo so, però raga, il negozio è Abnormal. Allora, io se trovo, mamma mia, quanto è fresco! Ve lo giuro, raga, ho avuto proprio quella sensazione perché sto morendo di caldo. Che vi volevo dire? Se trovo io i capi sul sito, ve li lascio, cioè trovo sul sito, vi lascio proprio il link così voi andate proprio diretti. Allora, ho preso questi qui, io amo questi, io li chiamo pinocchietti, non so il modo proprio appropriato qual è, però raga, io li chiamo pinocchietti, sono così, hanno ovviamente raga un try on haul, quindi vedrete tutto indossato. In vita hanno tipo questa molla che non stringe per niente. Poi qui potete fare un fiocchetto, ma voi potete anche tipo toglierlo e metterci una vostra cintura come preferite. Poi qui ho questi tasconi, due infatti, eccoli qui, aspettate, non sono cuciti, eccoli qua, raga, veramente molto molto bello. Mi piace tantissimo, questo qui ho preso taglia SM e mi va perfetto, poi lo starete vedendo dal video, e l'ho pagato 10 euro, sì, 10 euro l'ho pagato, ma è davvero molto bello, non ho avuto ancora occasione di indossarlo, ma speriamo di avere un'occasione presto per metterlo, ma è super fresco. Poi raga, io amo questi body, io ho sia un top che non è body bianco, ho un body verde acqua, un body rosa cipria, un body verde fosforescente, io li amo, mi piace tantissimo il taglio di questi body. È questo tessuto tipo laminato ed è nero. Sono quei top che si portano adesso, che si portavano anche l'anno scorso, ma sono super comodi e poi mi valorizzano le spalle. Ecco il segreto, perciò io li amo. Poi ve le faccio vedere indossati. Eccolo qui ed è a body. Questi qui invece sono taglia unica e io ho preso, no, taglia unica e l'ho pagato 5 euro, quindi raga molto fattibile. Eccolo qui body. Cioè raga il tessuto è bellissimo, veramente molto bene. E devo dire una cosa, rispetto agli altri che ho acquistato in altri negozi, questo è fatto sicuramente meglio, proprio qui io, tipo gli altri che avevo preso, c'era tipo questa, perché vedete qua dentro c'è la fascia e quindi tendeva ad alzarsi la fascia. Invece questo è fatto veramente molto bene, raga. Infatti ho notato subito questa differenza. Davvero molto molto bello. È fatto bene, si vede, quindi sono rimasta molto sorpresa. E poi l'ultima cosa che ho acquistato ed è questo pantalone che, raga, mi sono innamorata. Infatti, punto, mo che finirà la maturità, se starete vedendo questo video verrò in negozio perché spero di trovare altri colori così. Perché io ho notato una cosa, mia sorella ha preso il modello viola,
Ed è diverso, tipo a me il viola non mi sta bene, mi sta troppo stretto, piccolino. Invece questo che è molto a cavallo basso e a vita alta, mi dona tantissimo. Sono quei pantaloni freschi da stare in casa oppure da uscire per qualche commissione veloce, in modo sciallo. Poi a me piace questo stile un po' così, quindi davvero molto bello. Anche questa è taglia unica, vedete, ha la gamba larga, sotto al polsino. Davvero molto bello, io mi sono innamorata, anche se in questo periodo non è tanto indicato perché è un po' pesantuccio, però raga è bello, veramente bello. Questo secondo me lo sfrutterò tantissimo settembre, l'inverno, tanto 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 perché è fatto proprio bene, mi piace. È un semplice pantalone della tuta nero e invece mia sorella l'ha preso viola che è bellissimo ugualmente. Quindi questo qui, sempre taglia unica, l'ho pagato 10 euro. Andiamo avanti, passiamo a Bershka. Anche di questo vi lascio il link giù. Allora, ecco qui il pacco. Allora, io ero andato sul sito di Bershka perché praticamente mi servivano dei pantaloni. Io avevo il desiderio di trovare qualche jeans largo, a vita alta, tipo boyfriend, mom jeans, non so come si chiamano questi termini strani, vabbè. I jeans un pochino più larghi, no? Aderenti, morbidi, volevo trovare un paio di quelli, ma ragazzi, sinceramente i prezzi, anche l'offerta non mi ispiravano tanto, sinceramente posso che aspettando i saldi li vendano ancora di meno, quindi ok. E raga, io andando a cercare ho visto questo pantalone. Un minuto di silenzio, anche due, anche 10. Cioè, raga, è bellissimo. Super a vita alta. Poi, raga, io, no, io cioè, posso dirmelo da solo, posso farmi un complimento. Io questo taglio, a me questo taglio di pantaloni mi dona tantissimo, mi valorizza tantissimo, perché io ho la vita stretta e poi sotto, vabbè, un po' più, sono un pochino più grossa sotto. E quindi questi sono i pantaloni adatti a mio. Ultimamente sto avendo un po' di difficoltà con i pantaloni, ma specialmente di Bershka, perché io ho confrontato un po' con mia sorella, lei vabbè c'è la 36, la 38, e vedevo che la 38 non mi andava come dicevo io. Quindi raga, io ho preso una 40, che sarebbe una 44, e raga mi sta da Dio, davvero molto bene. Ed è questa stampa mimetica sul verde. Costava sui 30 euro, se non sbaglio, 25, però io l'ho pagato 15 euro. È fatto così, mimetica chiaro, sotto ha tipo questo polsino largo, però che c'ha tipo questo, come si chiama? Questa cinghia, non so come chiamarla qui, oh. Bello, un po' qui alle tasche, qui alle tasche, anche dietro alle tasche. No, raga, è fatto veramente bene. Io poi con i pantaloni di Bershka mi trovo sempre da Dio. Ci tenevo a farvelo vedere così, raga, se siete interessati andate direttamente sul sito che sicuramente lo trovate ancora. C'erano tutte le taglie, infatti punto di fare un altro po' di shopping online perché io volevo andare anche in un negozio. Però raga, sta cosa che non ve la potete misurare, sta cosa che non potete toccare, è un casino. Poi soprattutto mo che uscire che ci saranno i saldi. Non oso immaginare nel centro commerciale cosa ci sarà, quindi io preferisco fare lo shopping online e incrocio sempre le dita. Ok, quindi punterò di prendere altri pantaloni. Ritornando a noi, mia sorella, cioè vi devo raccontare anche l'aneddoto, tanto abbiamo tempo. Mia sorella mi dice: ok, Giulia, fatti anche un giro nelle gonne. Io sbaglio a cliccare, invece di cliccare gonne, clicco giacche. Vabbè, andiamoci a vedere. Vedo una giacchetta corta rosa. Vabbè, clicchiamo, stampa militare, mimetica, clicchiamo. Ragazze, ragazzi, bam! Guardate cosa ho trovato. No, io appena l'ho vista. Allora, forse ho sbagliato un po' la taglia. Forse devo prendere una S, però raga, ok che mi va un pochino larghetta, ma non di tanto, infatti poi lo vedrete. Va un po' over.
Ma sinceramente non mi interessa, io ho preso una M, però mi va bene perché l'ho pensata pure se tipo metti caso a ottobre te lo vuoi sfruttare ancora con un lupetto sotto, almeno ti entra, invece la 6 ti va già castigata, la S ti va già castigata, quindi ho fatto benissimo alla fine a prendere una M. Allora, raga, io sto parlando di questo giacchetto, è molto corto, ha questa manica un po' larga, il suo polsino con il bottone. Colletto, ha queste scritte con queste paillette, no paillette, brillantini, fresh, no raga non si capisce, fresh, we best, boh. Vabbè comunque così, ma raga io già amo la mimetica, pensate che io ho un altro completo sempre di Bershka, però non è pantalone così, è più aderente, con quelli là con la cintura in vita, già incorporata uguale al pantalone, ed ho di quello lì, ho la mimetica color scuro proprio militare, in più ho anche la giacca che trovai nei saldi, in più ho anche la maglietta, io amo la stampa militare. Quindi così, infatti se nei saldi, già lo dico, troverò la mimetica, il pantalone militare rosa così, lo prenderò perché io la amo la mimetica, non ci posso fare niente. È una mia malattia proprio, sono proprio malata di mimetica. Poi ha queste taschine qui, oh, tipo sul seno, con queste cose così, bottone. Sì, raga, io descrivo le cose molto alla veloce, ma raga... C'è anche uguale, infatti appena l'ho visto ho detto no vabbè, perché io mi ricordavo che c'era pure il giacchetto, però ho detto se vabbè, mo vuoi troppo, pensa, ma vuoi trovare pure il giacchetto? E raga l'ho trovato, ho detto no, mi devo far passare sto sfizio, mi devo prendere pure il giacchetto e l'ho pagato 15 euro, quindi tutto il completo 30 euro ed è fattibile. E pensate che se volevo comprare tutto a prezzo pieno veniva su una cinquantina d'euro, quindi io con 50 euro, con 40 e qualcosa, ho preso anche un'altra cosa. Ti ragazzo in fissa con le tute, solo che ho sbagliato perché questa qui è una M. Io volevo un pantalone che mi stesse anche un po' più largo come l'altro. E forse ho sbagliato, dovevo prendere una L proprio per stare più comoda. Però, raga, anche la M mi va bene. Poi si sa che questi pantaloni cedono tantissimo. E quindi ho preso questo qui, non è in saldo, ma a prezzo pieno, ma è fattibile perché costava 12,95 euro. Ed è fatto un classico pantalone nero con il polsino, vita moderata, però sono a vita alta, è a vita alta. Il tessuto è molto bello, ma anch'esso è quasi uguale all'altro, però non è adatto, non è tanto adatto proprio in questo periodo, però vabbè, non ce ne frega, io l'ho trovato già presi. Perché si sa già questa la M era l'ultima taglia, però raga io vi lascio sempre tutto giù, andate a vedere. Ok, come abbigliamento, come shopping vedete che non ho acquistato molto, mi sono soffermata più che altro sui pantaloni perché è quelli che mi servono di più veramente. Allora iniziamo a farvi vedere i prodotti per quanto riguarda alimentazione. Allora, io ho acquistato questi prodotti sul sito di Supplement e sapete che avete il mio codice sconto, ma vi lascio tutto giù nell'info box e il mio codice sconto è giù la 010. Allora, ho preso ovviamente le novità. Sapete che io ogni volta che escono le novità devo prenderle. Scusatemi la voce, ma ultimamente quando parlo per un bel po' mi se ne va la voce. Non so perché, ma raga, perché forse sto ripetendo tantissimo per la maturità, ma raga, proprio la voce. Ciao proprio Giulia. Allora, ho voluto prendere questa novità che sono questi gnocchi che si chiamano, che il marchio è lo gnocco, gnocchi alla carbonara. Sono tutti gnocchi gourmet che ovviamente vi farò un video che uscirà pure questa settimana. Se non uscirà proprio, già è uscito prima di questo video, non lo so, ma entro questa settimana esce. E quindi ragazzi, li ho voluti prendere. A parte perché i valori, io vi devo dire i valori di ogni confezione di gnocchi perché ne vale veramente la pena. Allora, la confezione è 500 grammi, eccolo qua, alla carbonara l'ho detto. Allora, per 100 grammi ha 146 calorie, 4,5 grammi di grassi, carboidrati 23, zuccheri 0, fibre 0,9 grammi, proteine 3,9 grammi, sale 0,77. Cioè, raga, sono ottimi. Ci sono alcuni che hanno pure un grammo di grassi, cioè vi ho detto tutto. Poi ho preso quest'altro qui, che sono gnocchi proteici. Ma sono belli, però.
Gnocchi proteici, pensate che questi qui hanno addirittura per 100 grammi 0 grammi di grassi, 25 di carboidrati, zuccheri 0, proteine 7,2. Ottimo. Cioè, ragazzi, guarda uno gnocchetto proteico. Cioè, non so se mi spiego. Cioè, raga, pensate che due o tre non li ho presi, o due non li ho presi. Non lo so quali non ho preso, ma vabbè. Ah, non ho preso quello al tartufo e non ho preso quello gorgonzola e speck perché il tartufo non mi piace proprio, raga, non sopporto neanche l'odore, quindi neanche la mia famiglia, e mi dispiaceva prendere qualcosa per poi buttarlo, oppure no, non mi va, sapete che non mi va. E poi anche gorgonzola e speck perché a me non piace per niente il gorgonzola, quindi no, già ho fatto un sacrificio per una cosa che poi vi faccio vedere. Infatti eccola qui, cacio e pepe, però dovevo prenderla giusto per provarla. Cacio e pepe, anche qui i valori sono ottimi, raga. Questo hanno 132 calorie, 2,3 grammi di grassi, carboidrati 25, zuccheri sempre 0, proteine 4,2. Quindi anche questi sono molto proteici. Cioè, raga, poi comunque dovete mettere in conto che sono comunque dei gnocchi gourmet, perché sono comunque cacio e pepe, come ho detto prima, la carbonara. Quindi non si trovano, e poi trovarle anche a questi valori sono fenomenali. Quindi secondo me ne vale la pena, ma poi li proveremo insieme. Cioè, raga, gnocchi al pistacchio. Gnocchi al pistacchio. Cioè, potevo non prenderli? No. Allora, hanno 118 calorie, 0,6 grammi di grassi, 26 grammi di carboidrati, 2,7 grammi di proteine. Cioè, raga, io vedo di valori perché meritano, quindi mi soffermo un po' di più. Raga, gnocchi al burro d'arachidi. Cioè, lo gnocco ha avuto un'invenzione che veramente fa paura. Cioè, fa paura. Questi sono anche i valori, ragazzi, siamo con l'io, sono molto buoni. Peanut butter, anche questo c'ha quasi 5 grammi di proteine. Poi, gnocchi al pesto. Anche lì, raga, super giù, siamo lì. Cioè, raga, io non vedo l'ora. E non sono finiti ancora. Gnocchi alla matriciana. Boh. Cioè, raga. Anche questi, raga, super giù i valori, siamo lì. Poi andiamo avanti, gnocchi alla zucca, questi sono molto comuni, l'unica cosa che è comune è gnocchi alla zucca. E poi come ultimo cosa ho preso, gnocchi al salmone, cioè raga, top. Cioè, io ve lo giuro, no? La scadenza è a lungo, 28 gennaio 2021, ma vabbè, non giuro non proprio per il 28 gennaio. E poi io, per non fare l'ordine solo per queste cosucce, ovviamente, ho voluto prendere alcune cose. Patatine della Daily Life, che sapete che io le amo. Daily Life Protein Chips. Ho assaggiato ultimamente nelle storie, quindi raga, mi raccomando, seguitemi su Instagram, JuliaMiFit, le patatine della Biotech USA, gusto barbecue, e sono raga alla fine del mondo. Cioè, raga, sono proprio buone, buone, buone. Ho preso barbecue, perché a volte anche mia sorella spesso mi dice: Giulia, prendimi qualcosa di sfizio, qualche salatino. E io invece di dargli il salatino, visto che sta facendo la video lezione, gli do questi snack patatine perché a lei piacciono tantissimo. Quindi so che gli piacciono, quindi ho fatto un po' di scorta. Ho ancora la bella scorta dell'altra volta che abbiamo fatto, che ho fatto. Poi ho preso queste qui alla paprika. Allora, comunque, raga, fermi tutti, fermi. Cioè, ma guardate il mio smalto. Lo so che mi stavate guardando da 3 ore le unghie, ho detto, ma che si è combinata? Cioè, raga, ho messo lo smalto vecchio, non so se vi ricordate quelli là, effetto marmo. Ecco, raga, ce li ho ancora. Andiamo avanti. Raga, altre patatine che sono buone sono queste qui, che sono lo stesso sapore delle originali, che adesso mi sfuggono. Sono qui. Ora, queste qui che sono uguali alle originali, cioè, raga, sono buonissime, che non ricordo adesso come si chiamano di preciso, ma sono quelle patatine al formaggio. Buone, buone, buone. Poi, raga, io sinceramente non ricordavo di aver preso una barrettina del genere, quindi penso che me l'ha mandata un supplement con mio omaggio. E sì, devo andare a controllare, ma io non ricordo proprio di averla presa. E raga, mi conoscono troppo bene, sanno che la mia preferita in assoluto è questa qui della Lemon Cheesecake.
Cioè, raga, può sembrare un regalino stupido, ma non lo è. Cioè, io super contenta perché significa che ti conoscono veramente bene. Sanno il mio amore per questo gusto di, specialmente questo gusto della Self. Mi piace tantissimo questo gusto di barretta, quindi grazie. E poi, come ultimo prodotto, sapete che nel video trovate giù, ve lo linko, il video dei protein pancake dove abbiamo provato insieme i protein pancake e gusto caramel. Mi ha fatto impazzire. È troppo buono. E quindi niente, ragazzi, io adesso vado a riordinare tutto. Sono sommersa tra abiti e cibo. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!